Io sono un ex allievo di una scuola musicale, perché alle medie ho avuto la fortuna di far parte di un percorso sperimentale che si faceva all'allora Ruggero di Caserta, e poi anche io ho frequentato il liceo scientifico Diaz a Caserta, e mi ricordo quando avevo la vostra età che, insomma, dietro a piccole iniziative come queste noi ci aggrappavamo con le unghie perché l'offerta era veramente scarsa. Invece voi avete la fortuna, come dire, di vivere una realtà che vi offre, appunto, oltre alla didattica, un percorso anche culturale che io vi invito, quasi da vostro coetaneo, a seguire fortemente. Credo che questi momenti di incontro, sia per, come dire, per il mio percorso professionale, ma anche umano, siano fondamentali. Un giovane che ha fatto della sua grande passione l'obiettivo principale di una vita. Marco D'Amore, casertano doc, vive da sempre l'arte della recitazione. Tanta gavetta e polvere di palcoscenico respirata, i primi ruoli importanti a teatro, la meritata ribalta artistica arrivata al fianco di Tony Servillo, l'attore che tutto il mondo ci invidia. Marco D'Amore è stato protagonista con gli allievi del liceo scientifico e del liceo musicale del Villaggio dei Ragazzi di un lungo dibattito che ha avuto come tema non solo cinema e teatro, ma anche tanti momenti di riflessione sul mondo della scuola e della legalità. Spunti che hanno preso forma e sostanza dopo la visione de Una vita tranquilla, film pluriapplaudito al Festival del Cinema di Roma nel 2010, dove Marco D'Amore divide la scena con Servillo e con Francesco Di Leva, altro giovanissimo di futuro a venire. L'ennesima iniziativa culturale organizzata dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi, presieduta da padre Miguel Cavalier. Stavolta protagonisti assoluti studenti e corpo docente delle scuole guidate dall'ingegner Claudio Petrone. Una vita tranquilla è un noir ambientato in Germania e diretto da un altro giovane esordiente, il regista Claudio Cupellini, dove tra i fantasmi del passato e i dubbi del futuro si intrecciano le vite di Rosario, ex potente camorrista scappato dalla campagna e ormai votato a una nuova vita e una nuova identità, e Diego, il figlio abbandonato anni prima, diventato un killer spietato. L'inatteso incontro stravolgerà la vita e il destino di entrambi. Una pioggia di domande e curiosità ha animato il dibattito post-proiezione, con i giovani studenti che hanno chiesto all'attore casertano come ci si prepara ad interpretare un personaggio, i progetti futuri che lo riguarderanno e i tanti segreti che ruotano intorno al mondo del cinema. Con grande disponibilità, Marco D'Amore non si è sottratto al confronto con gli studenti, spiegando loro quanto sia importante lo studio e la costante applicazione anche nel mondo della recitazione. Lavorare con un attore del calibro di Tony Servillo ti ha arricchito da un punto di vista artistico? Lavorare con quelli più bravi e con quelli proprio bravi arricchisce sempre. Molto meglio che, come dire, lavorare con uno zoppo. No, arricchisce tantissimo, ti ripeto, dal punto di vista strettamente professionale, vederlo all'opera è incredibile, perché lui riesce a variare una gamma di emozioni con uno schiocco di dita. Cioè, è un attore che restituisce al regista in una stessa scena una gamma di espressioni davanti alle quali il regista poi deve andare solo a scegliere il ciak che preferisce. E poi è una persona che mette sempre a proprio agio i colleghi, chi lo dirige, quindi assolutamente sì. Inevitabili anche le domande legate alle tematiche de Una vita tranquilla, dove la criminalità rappresenta la colonna portante della storia. Proprio la fragilità del personaggio, interpretato da D'Amore, ha fatto sì che i ragazzi si soffermassero sul continuo utilizzo di personaggi negativi al cinema come in televisione. Premettendo che il film mi è piaciuto molto,
dico, non è che il messaggio, per quanto possa essere profondo, diciamo, possa fornire una visione all'estero, diciamo all'esterno, della nostra realtà, deteriorandola, diciamo, non ecco, già per esempio con Gomorra abbiamo visto, magari per quanto noi che lo viviamo, che conosciamo, riusciamo a capirlo, chi ci vede da fuori non fa altro che crearsi un'idea negativa della nostra realtà. Guarda, sono in parte d'accordo con te, credo che adesso sia il momento che noi ci occupiamo del bello, cioè che riusciamo a mettere anche in evidenza quanto di buono e di unico riusciamo a produrre, e non parlo solo della parte culturale né artistica della cosa. Però se tu pensi ai grandi esempi cinematografici, teatrali, letterali, musicali, attorno ai quali si fondano culture, società, sono esempi in cui sempre è stato posto al centro il problema, il dramma, il conflitto, il contrasto. Io credo che, questo è il mio pensiero personale, credo che certe operazioni non siano semplicemente da intendere con ne approfittiamo, come dire, che ci sta tutto sto poco dalle nostre parti, lo facciamo vedere e ci speculiamo. Io credo che il bisogno che ci sia altro e che ci sia, come dire, un passaggio, debba necessariamente passare attraverso l'evidenza di certe situazioni. Cioè, io credo che questo sia un modo di contrastarle, non semplicemente di metterle in evidenza. Cioè, è come se io avessi un male e ne parlassi, lo volessi mettere al centro per dire questo è un nostro problema e lo affronto sotto tanti punti di vista. Perché guarda che se tu fai caso a certe grandi... Il nostro cinema soprattutto è stato grande attraverso la commedia, ma la nostra commedia è una commedia amarissima. Tu pensi ai grandi film di, non lo so, di Monicelli, alla Grande Guerra, ai mostri, cioè si rideva ma con uno strascico di amarezza, perché quelle commedie ponevano al centro un conflitto, un problema, anche se andavano a raccontare di situazioni apparentemente comiche. Io penso che noi i nostri problemi dobbiamo porli al centro per capirli bene, perché poi cadiamo sempre nello stereotipo, ma noi sti cose sapim, ma non è vero. Io non sono così ferrato sulla materia, tantissime cose non le so e le voglio sapere, le voglio conoscere. Poi ti dico, personalmente mi intriga anche la possibilità di mettere al centro di storie, di poter interpretare personaggi che siano esempi fulgidi, strepitosi, eccellenti. Verranno. Al termine della giornata, foto ricordo per tutti. I complimenti dell'attore al preside Claudio Petrone e all'impeccabile organizzazione del Villaggio dei Ragazzi e la promessa di tornare prestissimo in fondazione per nuove lezioni e approfondimenti sul mondo del teatro e della recitazione.